Questo è un podcast, ma anche un video podcast, e quindi ci sono un po' di cose che si mescolano. Quando si fa un podcast è più facile parlare di un qualcosa che non si vede. In questo caso Giardino Rivelato parla di cose che spesso è bello vedere, come nel caso dei giardini. Ma quando si parla di piante si possono anche mostrare, nel caso come questo, di un video podcast. Però allora mi domando, come si fa a parlare di una pianta che è presente in tutti i nostri prati, in tutti i nostri territori, eppure non è presente perché viene tagliata, scompare, perché è una pianta che, poverina, non piace più di tanto, perché è banale, ma sì, ma la vedi, ce l'hai presente, quindi alla fine finisce che non riusciamo a incontrarla mai. Io sono Francesco Cecchetti, narro paesaggi, progetto giardini, e quello che stai ascoltando è Giardino Rivelato, il podcast che da oltre 4 anni parla con le persone che sentono che abbiamo tutte e tutti bisogno di un giardino. E in queste ultime settimane stiamo riflettendo molto sulle piante che crescono per terra, che crescono come quasi tutte le piante, non tutte le piante, ma con le piante che potremmo avere a disposizione per avere un giardino sostenibile dal punto di vista ecologico, economico, della resa estetica, della biodiversità, insomma tanti livelli di sostenibilità. E la pianta di cui parliamo oggi è una pianta molto diffusa in tutta Europa, anche in Asia è diffusa, ed è una pianta molto famosa, è un nome che immagino tu abbia sentito da qualche parte. Te ne posso mostrare, come ti dicevo, dei mozziconi. Perché insomma questo prato è stato tagliato da poco, e non è che fosse stato tagliato da molto tempo prima, e è una pianta che si chiama piantaggine, plantago lanceolata. Questa plantago lanceolata perché si chiama così? Perché ha le foglie, ecco, ti mostro una foglia mozzata, alle foglie a forma di lancia. Sono foglie parallelinervie, cioè con le nervature che scorrono parallele all'asse fogliare, al margine della foglia, lanceolate, quindi plantago lanceolata. Piantaggine lanciola, io non ho mai sentito nessuno chiamarla così, sono quei nomi di piante comuni. Io non credo nell'esistenza dei nomi comuni delle piante, secondo me nessuno diceva piantaggine lanciola, non lo so. Se non sei d'accordo invece, per favore lasciami un commento e dimmi che ne pensi dei nomi comuni delle piante. Non sono contrario a prescindere, ma sai, a volte è difficile capirsi, perché la stessa pianta può avere nomi diversi a seconda del posto in cui ci troviamo. Comunque, tornando alla piantaggine, è una pianta importante nel suo genere, non nel suo genere ma nella sua famiglia tassonomicamente parlando, perché dà il nome alla famiglia delle plantaginacee. Ci sono altre piante che sono imparentate e che prendono il nome di plantaginacee? Sì, ad esempio una pianta che probabilmente, credo quasi sicuramente tu conosci, è la digitalis, una pianta che fa fiori ed è una plantaginacea. È una pianta che quindi è imparentata, come dire, c'è un grado in più di separazione, e lei crea il termine ombrello, tra virgolette, che dà il nome a tutta la famiglia. È una emicriptofita, diciamo un'erbacea, ti sto dicendo la sua forma biologica, è una emicriptofita rosulata. Perché è rosulata? Perché fa queste foglie, fa questa rosetta basale di foglie. E qua si vede, non si vede, non lo so, ma è una rosetta di foglie che quindi cresce, come dire, in forma circolare, partono e poi fanno questa forma lanceolata, occupando il terreno intorno e quindi in questo modo anche contrastando eventuali piante concorrenti. Se la lasciassimo crescere diventerebbe abbastanza, come dire, voluminosa, potrebbe crescere, potrebbe fare tanti fiori. E questi fiorellini formano delle capsule che sono poi quelli grazie al quale si propaga per il vento. Le sue radici sono, le andiamo a provare a vedere, ma comunque la cosa importante è che
ha delle radici fittonanti e che queste radici possono essere divise, cioè mettiamola così, la pianta può essere divisa, quindi come la posso riprodurre io? Io la posso seminare, ora sta finendo la fioritura, quindi vuol dire che a breve in teoria in questo momento si può seminare e si può dividere, questa pianta può essere divisa e quindi moltiplicata se la vogliamo riprodurre, se la vogliamo piantare in altre zone del nostro giardino. E è una pianta interessante, ci sono tanti lepidotteri che si nutrono di questa pianta e la cosa interessante è che le sostanze di cui si nutrono questi lepidotteri sono sostanze che poi consentono loro di diventare poco gradevoli ad eventuali predatori, poco digeribili, e quindi è utile per la crescita, insomma, di tanta fauna. È una pianta che esiste da sempre. Leggevo che sono state trovate in alcuni siti, in alcuni scavi del 10.000 a.C., vicino a dei resti umani, pollini, e tra questi pollini c'era anche lei, la Plantago. È una pianta molto adattabile, è una pianta che cresce nei nostri giardini, è una pianta che cresce nei nostri terreni e che se lasciassimo crescere, se coltivassimo, potremmo utilizzare, come ho già detto per altre piante, molto tranquillamente nei nostri giardini e nei nostri balconi o terrazzi in vaso. È una pianta sinantropica, una pianta a cui piace stare vicino all'essere umano e questa sinergia fa sì che noi siamo abituati a vederla e siamo così tanto abituati a vederla che la tagliamo senza ritegno e quindi non la consideriamo come pianta da giardino. Non è una pianta straordinariamente bella, è una pianta che può però creare interesse, che può creare massa vegetale, che può creare foglie, che può fare anche movimento con le sue infiorescenze bianche un po' piumose che si muovono al vento. Mi piacerebbe mostrartela, ma non posso perché per l'appunto è ridotta in cattivo stato. Ma come tutte le piante che noi non sappiamo valorizzare, è pronta per essere scoperta, quindi magari prova a controllare se tu hai un giardino, se cresce questa pianta, prova a farla crescere, prova a coltivarla, oppure poi si vede anche per strada, è più facile che in zone dove, come dire, zone abbandonate tu possa trovare un esemplare grande. Io ne ho visto uno in realtà in giornata, ma non potevo fermarmi come ho fatto per la bituminaria e fare un video, che era abbastanza alto e voluminoso e bello, era bello, quindi l'ho visto e ho detto perché non parliamo della piantaggine. Vado nel prato dove l'ho vista anche qualche giorno fa, anche se era più piccola, e invece vabbè, è tagliata. E prestiamo attenzione perché a volte fare un giro nei nostri prati può essere quasi come andare al vivaio, quasi come sfogliare un catalogo. Se prestiamo attenzione possiamo trovare delle cose che hanno valore. Magari a noi piace spulciare dei vestiti in un mercatino dell'usato, e allora perché non deve piacerci spulciare questo catalogo di scarti della nostra cultura attuale? Fammi sapere che ne pensi, fammi sapere se conosci questa pianta, se la usi già come pianta ornamentale o se per te è solo un problema perché ti rompe la texture del prato con queste foglie che escono fuori in maniera... morbidissime, sono un po' coriacee, quindi magari ci danno anche fastidio. E fammi sapere anche se provi a seguire questo... questa idea di coltivarla, che risultati hai. Piccola nota a margine: in vari paesi d'Europa si usa per fare una specie di infuso, una specie di tè con questa pianta, quindi se lo provi, se ti va, dammi anche un parere su questo tè. E ti invito a condividere questo episodio con chi pensi che abbia bisogno di ampliare la propria collezione di piante spontanee sul proprio terrazzo, sul proprio giardino, e invita questa persona a iscriversi a Giardino Rivelato e a venirmi a trovare su giardinorivelato.it, dove possiamo rimanere in contatto e, se vogliamo, anche lavorare insieme. E a questo punto ti saluto, ti ringrazio di aver passato questo tempo con me e con la Plantago lanceolata.
a parlare con la scusa dei giardini.